Buonasera, sto cominciando questo video dicendomi io provo comunque a fare video, vediamo che ci esce. Sicuramente sarà un video di una certa lunghezza, sicuramente sarà un video in cui mi si addormenteranno possibilmente, probabilmente tutte e due le gambe, tutti e due i piedi, probabilmente sarà un video in cui la fotocamera a un certo punto si spegnerà perché si deve spegnere, perché deve fare così, questo è il suo modo di sentirsi partecipe dei miei video. In modo attivo e personale, ma anche personalizzante, nel senso che la mia fotocamera ama personalizzare i miei video decidendo lei quando fare pause. E quindi insomma sarà un video con un sacco di cose dentro, però le cose che in realtà vedrete in questo video e di cui in realtà voglio parlarvi sono veramente, seriamente molto speciali. Dunque vi racconto l'antefatto, che cosa è successo? Stefan di tanto in tanto, ogni paio d'anni, fa un periodo di tempo in Giappone e questo è successo anche quest'anno. Il suo viaggio ha toccato diverse tappe quest'anno, come già era successo nel 2013, e insomma è durato un po' di tempo. Io gli avevo chiesto di riportarmi dal Giappone una cosa ben precisa che vedrete a momenti, però lui ne ha approfittato e mi ha riportato anche altre graditissime cose che io mai mi sarei aspettata nemmeno nei miei più selvaggi sogni di gente che mi conosce e che mi riporta cose dai viaggi. E allora quindi cominciamo e tuffiamoci in mezzo a tutte queste cose. Allora, e questo sarà anche un video, come si sta evidenziando momento dopo momento, in cui dirò un sacco di volte il vocabolo cose, non so perché mi esce così. Questo sarà anche a proposito un video in cui io chiederò al mio fido quadernino rosso di aiutarmi. Perché è qui sopra che io ho sudato nelle ultime 2 settimane. Stefano, infatti, è tornato già da un po' di tempo. Io però, per me però era evidente che prima di fare questo video e anche prima di incominciare ad avere a che fare fisicamente con le cose che sto per mostrarvi, dovevo prima ricercare e ricercare a lungo. Ho chiesto l'ausilio anche di persone di lingua perché c'erano traduzioni da fare, e cioè insomma è stato un processo un po' complicato. Poi questo processo è avvenuto anche, questa operazione è avvenuta anche in giorni particolarmente caldi, ma che dico caldi, torridi, quindi si può proprio dire che abbiamo veramente sudato su questo quadernino. Quindi qui dentro c'è tutto e qui davanti anche c'è tutto. Partiamo, ok. Parto con le cose futili. Allora, parto da Valentina che mentre era in Germania e sapeva che Stefan era in Giappone, giustamente è dovuta andare da Muji per sentirsi partecipe del viaggio. Muji è questa catena di negozi, questa catena giapponese di negozi che vende cose così giapponescamente intese come spartane, ma che in Europa sembrano molto chic e molto alla moda. E allora, quando ho saputo, perché Stefan me l'ha detto per telefono, cosa stava per riportarmi, io subito sono corsa a comprarmi finalmente un beating net. Un beating net, che cos'è? È una retina, ma non è una retina per i capelli, è una retina che qui si appende da qualche parte dentro la doccia e che serve a far schiumare i detergenti con cui ci si fa la doccia e poi a passare questi detergenti tramite la retina e non tramite le mani o le spugne, per esempio sul viso, in modo da raccogliere per la trama con cui è fatta questa retina, raccogliere tutti i residui cerosi, oleosi di sebo che possono essere disincastrati qua e là, tra la grana della pelle, allo stesso tempo lavare e allo stesso tempo risultare molto molto delicato. Io non è che creda più di tanto in certe pratiche giapponesi. Bisogna anche dire, questa è la premessa essenziale per questo video, bisogna anche dire che io mi ritrovo a fare in questo momento un video che
come stanno le cose oggigiorno, è un video di moda perché vi parlerò di cose giapponesi, ma anche di cose di bellezza giapponesi, di routine giapponesi, e questo a quanto pare è moltissimo di moda. Però io ci tengo a precisare che questo non è un argomento di mio interesse. E che però, ecco, uno non è che può scegliere la destinazione dei viaggi delle persone che conosce. E quindi è per questo che io sto facendo questo video. Sto facendo questo video non perché abbia a priori un interesse per questo tipo di oggetti che sto per mostrarvi, cioè io ho un interesse, ma è un interesse tecnico, non è un interesse esotico. Per le cose che sto per mostrarvi, e di nuovo mi sguiscia fuori il termine cose. E insomma, spero abbiate capito il concetto. Il concetto è che mi ritrovo nella scia di cose esotico-asiatiche, che però voi in Italia chiamate orientali, perché non avete capito la differenza tra orientale e asiatico come aggettivi, ma vabbè, fa niente. Ma mi ci ritrovo mio malgrado, però affronto volentieri il challenge, affronto volentieri la sfida e sto video lo faccio comunque in serenità e tranquillità. Allora, dicevo, mi sono andata a comprare il BitInNet, nonostante io conosca da un sacco di tempo l'esistenza di questo BitInNet, perché lo vedo tutte le volte che vado da Muji, non che io sia una frequentatrice assidua, però ci vado relativamente spesso. E ho anche parecchie cosine di Muji, soprattutto per sistemare i vari oggetti. Adesso ho detto oggetti, non ho detto cose che ho in casa. Però appunto, siccome non sono mai stata particolarmente interessata a questioni esotiche di routine varie, il BitInNet l'ho lasciato sempre lì. Adesso però, poi tra l'altro ci sono delle blogger tedesche che sono grandi appassionate dell'uso del BitInNet, e questo ancora di più me ne allontanava tutte le volte che ponderavo l'acquisto. Però stavolta ho voluto comprarlo. Questo costa 1,90 euro, 2 euro, qualcosa del genere. Curiosamente, pur essendo di Muji e made in China, e niente, quando lo userò e lo aprirò finalmente. Salutiamo naturalmente il momento sul tosse, poi vi racconterò com'è l'uso, se è un uso che effettivamente porta dei benefici oppure non serve a niente. Poi ci sono cosine che Stefano ha trovato per strada e che sono dei pensieri simpatici, tipicamente valentiniani e tipicamente fatti da una persona che evidentemente conosce molto bene Valentina. Dunque, il primo pensierino raccolto per strada, trovato strada facendo, è questo. Come si chiamano questi affari? Washi tape? E ripeto, io non sono esperta del settore, però credo si chiamino decisamente washi tape. Qui tra l'altro c'è scritto masking tape e questo è molto carino perché sopra ci sono diversi gattini e secondo me anche cagnolini e diverse zampine, così fatto in questo modo. Mi sembra un pensiero molto carino per decorare qualunque cosa mi capiti a tiro, e ciò è tipico valentiniano, se vedeste. Altra cosa sempre dello stesso tipo è questa. Qui ci sono il pretesto per acquistare questa cosina contenente tutti questi microadesivi, è stata la presenza molto numerosa di maialini. Siccome io sono appassionata del maialino, siccome io quando ero piccola dicevo che il mio animale preferito era il maialino, siccome secondo me tutto il mondo è riconducibile ad esempi che contengono i maialini, siccome tutte le persone secondo me hanno qualcosa a che fare con i maialini, l'aspetto ricordano qualcosa che anche i maialini hanno, siccome io sono ossessionata dai maialini, allora giustamente Stefano ha pensato che una tabellina qui tutta piena di adesivi con i maialini, non solo maialini, qui ci sono anche panda e panini, gelatini, fette di torta, pupazzetti, e lo stile di questi pupazzetti è come gli emoji.
Solo che non sono emoji, ma sono pupazzetti con altre caratteristiche. E il maialino fa sempre cose molto buffe e fa sempre molto ridere. Ho alcuni maialini preferiti. Ah, e Stefano, vorrei segnalare che nello spiegarmi il perché di questo regalo, mi ha detto che questo maialino, non so se riuscite a vedere, questo maialino sono io quando parto per andare in Italia. Effettivamente anche io sono capace di rivedermi. E poi ci sono anche vari outfit, perché in un adesivo ha la valigia di un colore, in un altro ha la valigia di un altro colore. Ok, quindi questi sono gli adesivini con i maialini e con i panda. E io sto sudando, giustamente, perché qui dentro fa un caldo, ma proprio un caldo. Infatti una cosa che posso fare e che è molto positiva è sventolarmi con il quadernino. Che, come chiamate questi quadernini? Li chiamate moleskine o li chiamate moleskine? Come li chiamate? Moleskine. Io non li chiamo preferibilmente, perché anche qui queste sono cose che mi regalano, ma che io di mio non manderei a comprare. Infatti le pagine di questi quadernini sono sempre unte e con determinati inchiostri gel è assolutamente impossibile riuscire a scrivere su queste pagine. Questo non è un indice di grandissima qualità ed è per questo principalmente che non mi piacciono le oggettistiche di questa marca, perché comunque hanno un prezzo che non è un prezzo normale, è un prezzo piuttosto alto, però insomma la qualità è quella che è. Ma andiamo avanti. Poi altro regalo che Stefan mi ha riportato è questo amuleto. Questo è un pensiero particolarmente gradito, perché è un amuleto con un odore fantastico, con una profumazione fantastica di plum, di susina. Ma è una profumazione veramente molto intensa e molto piacevole. Ora voi direte: ma di che odora, di che profuma la susina? Quando la sbucciate ha un suo profumo. Questo non è esattamente il profumo della susina così come noi lo intendiamo e lo annusiamo nella susina europea, però è comunque un chiaro profumo della famiglia delle susine. E questo amuleto in particolare serve a proteggere le persone di sesso femminile dalle questioni che riguardano problemi di salute. Quindi per questo Stefano ha pensato che potesse essere un bel regalo per me e io chiaramente ho apprezzato tantissimo. Poi andiamo avanti nei regali e però un attimo, perché vorrei mettere queste cose un pochino distanti, perché così non ce l'ho esattamente qui davanti, perché qui davanti c'è un po' di ressa e anche questo fa caldo, anche ciò fa fare caldo. Poi arriva la cosa che io avevo domandato a Stefan di riportarmi. Già nel suo viaggio precedente avevo chiesto a Stefan di riportarmi il piegaciglia di Shiseido, che lui infatti mi ha riportato, perché me l'ero studiato naturalmente su internet, per quanto fosse possibile studiarselo su internet, e mi era sembrato che potesse essere un piegaciglia che poteva fare al mio caso. E infatti, tutto sommato, questo piegaciglia è il piegaciglia che uso tuttora da 3 anni. Si è un po' allentato dopo i primi 6 mesi, devo dire, ma ha sempre continuato a funzionare egregiamente. Stavolta, per questo viaggio, la mia richiesta era di riportarmi il piegaciglia di Shu Uemura. In realtà gli avevo anche chiesto di riportarmi piegaciglia di marche giapponesi reperibili solo in Giappone, però lì c'è stato proprio un problema di scelta, perché i piegaciglia in Giappone ci sono di 200.000 tipi, addirittura c'è un metodo per trovare la misura della curvatura. E in base alla misura della curvatura dell'occhio c'è la possibilità di prendere varie misure diverse di piegaciglia, vari esemplari diversi di piegaciglia a seconda di come uno ha l'occhio.
E queste sono cose che sono un po' complicate, ma complicate anche per me, perché poi nel momento in cui Stefano è partito, per me era un periodo di intensissimo lavoro, non è che potessi stare veramente a dedicarmi notte e giorno a ricerche riguardanti un piegaciglia, cioè assolutamente no. Quindi il piegaciglia di Shuemura, che comunque è molto molto welcome, molto molto benvenuto. Allora, il piegaciglia è fatto così, si vende un po' ovunque, costa, penso, Stefano, mi sembra di ricordare che mi abbia detto che costa all'incirca qualcosa come 11 euro. Io non ho idea di quanto possa costare, di quale sia la reperibilità dei piegaciglia di Shuemura in Europa. A me interessava però chiaramente così per interesse prettamente turistico, sai, quando ti chiedono vado in viaggio, cosa vuoi che ti riporti dalla località esotica in cui vado? Io sono interessata di trucco, quindi per me il Giappone cosa mi può dare parlando di trucco? Mi può dare o dei pennelli o dei piegaciglia, no? Perché queste sono delle cose in cui comunque i giapponesi sono molto molto bravi. Ad ogni modo, il piegaciglia di Shuemura, io l'ho già usato un paio di volte, è molto speciale, è molto molto particolare, diverso da tutti gli altri piegaciglia. Prima di tutto perché è molto molto stretto qui in mezzo e questa strettezza fa in modo da prendere le ciglia in una maniera molto esatta e le piega con una curvatura che risulta molto molto più naturale e allo stesso tempo enormemente all'insù rispetto alle curvature che possono dare altre piegaciglia. Cioè questo è veramente un piegaciglia molto speciale. È un piegaciglia molto speciale che però, ripeto ancora una volta, dà una curvatura che rimane molto naturale. Per cui per chi è abituato, per esempio io, alle ciglia invece piegate proprio sdank, così, ecco, questo piegaciglia è per i giorni in cui mi sento naturale. Dentro il piegaciglia, oltre ad esserci per sbaglio lo scontrino, c'è anche una gommina di ricambio, ma nel piegaciglia di Shiseido ce n'erano e ce ne sono tuttora ancora due, perché io la gommina non l'ho ancora mai cambiata, il piegaciglia di Shiseido, ma io sono molto, cioè vado molto d'accordo con le gommine di piegaciglia, nel senso che ripulendo sempre dopo ogni utilizzo il piegaciglia, le mie gommine, le gommine dei miei piegaciglia non si disintegrano. Quindi questo è il piegaciglia di Shuemura che finalmente, dopo qualcosa come 15 anni, è riuscito ad arrivare dentro la mia vita. Poi ci sono asciugamanini vari che vanno girando e che sono gli asciugamanini che si trovano in giro. In Giappone, mi ha raccontato Stefan, che tutti, assolutamente tutti, hanno sempre con sé in borsa, soprattutto naturalmente le donne, un asciugamanino. Questo posso confermarlo perché conosco diverse persone giapponesi, diverse ragazze giapponesi, anche qui in Germania, e anche loro, fino anche stamattina, addirittura anche stamattina, siccome faceva molto caldo, loro dalla borsetta hanno estratto il loro asciugamanino con i coniglietti, pupazzetti, e si asciugavano. Questi asciugamanini sono proprio asciugamanini veri e propri, fatti come i teli, no? Come gli asciugamani veri, perché sono infatti asciugamani solo che sono di forma quadrata e piccoli così, questa grandezza, hanno la grandezza praticamente di un fazzolettino, solo che sono asciugamanini. E perché c'è sempre bisogno di rinfrescarsi, di pulirsi? Per qualunque evenienza c'è sempre l'asciugamanino con i pupazzetti nei pressi di una donna giapponese. E quindi questo è un simile asciugamanino giapponese, nel senso che poi ci sono molti luoghi in cui gli asciugamanini vengono dati in regalo e questo è uno di quelli. Questo non è veramente un regalo, però è uno di tanti asciugamanini che sono comparsi ultimamente dopo questo viaggio. Queste erano le cose dilettevoli. Adesso viene il cuore di questo che praticamente è un video haul viaggistico, vacanziero, ma le vacanze non sono state mie. Dunque, prima di tutto comincio dalle cose che ritengo meno importanti per andare via via alle cose che vedendole ho pensato, oh, ho dato a Stefano in regalo questi due campioncini che sono lo stesso set
palette di campioncini e che sono campioncini di shampoo e balsamo. C'è uno shampoo che si chiama Wild Grace Repair Shampoo, Wild Grace Repair Shampoo, e poi c'è il conditioner che si chiama Wild Grace Repair Conditioner. E tutto questo sarebbe il set, e questo set è ripetuto per 2 volte. Ci sono due folder, come si chiamano, due cartelline, due mini cartelline con questi due campioncini. Quindi in tutto sono 4 campioncini, due di shampoo e due di conditioner. Queste sono le full size. Così. Che dicevo, mi si è spenta la fotocamera, questa è la prima delle tante volte in cui mi si spegnerà la fotocamera. Dicevo che la marca di questi shampoo è Shigeta e come vi ho già spiegato per 100% Pure, gli asiatici hanno un po' questa passione di relazionarsi a Parigi, no? Devono relazionare tutto o a Parigi o a Firenze. E quindi qui sotto c'è scritto Shigeta Paris. E che vi volevo dire? Vi volevo dire che vi mostro questi campioncini per primi perché qui e solo qui ho trovato gli inci che mi convincono di meno. Questi inci potete trovarli anche voi molto facilmente, semplicemente digitando Shigeta Paris, perché c'è un sito spagnolo che rivende le cose di questa marca e lì sopra potete trovare proprio tutte le informazioni, tutti gli inci, assolutamente tutto. Potete vedere anche quali sono le altre linee disponibili, eccetera, eccetera. Vi sto parlando della fine di una giornata, dopo che oggi sono andata al lavoro, dopo che oggi mi sono svegliata alle 5 di mattina, tutta la solita tiritera, no? Perché siamo durante la settimana, vi sto parlando del bel mezzo della settimana. Stefan parla giapponese, però parla giapponese, un giapponese basico, non è che parla giapponese in modo dettagliato, non è in grado di sostenere conversazioni molto molto dettagliate. Quindi si sono capiti male, lui e la commessa del negozio. La commessa del negozio ha capito che lui era un viaggiatore, ha capito che presto sarebbe ritornato nella sua nazione d'origine e quindi ha pensato di fargli un favore sigillandogli tutto quello che lui ha acquistato in una bustina targata duty free in modo da potersi imbarcare in aereo con questa bustina duty free, anche se lui questo acquisto l'ha fatto durante la seconda settimana di viaggio, quindi ci mancava ancora tanto a ripartire. E quindi poi è dovuto tornare un'altra volta a comprare di nuovo un altro moisturizer, un'altra crema per il viso, perché quella che aveva comprato non la poteva usare perché nel momento in cui dissigillava, nel momento in cui si fosse trovato a dissigillare il pacchettino sigillato dalla commessa nel negozio e fatto apposta per passare come duty free, cioè non sarebbe stato più duty free. Bene, rieccomi. Vi volevo anche dire che tutte le marche di cui vi sto parlando oggi sono tutte molto molto conosciute e sono tutte veramente di un certo livello. Cioè la signorina, le signorine che si sono trovate ad avere a che fare con Stefan e lo hanno visto così, per loro Stefan è una persona esotica, no? Una persona straniera, europea, ma poi Stefan mi ha raccontato che già anche solo il fatto che lui fosse un ragazzo, un uomo da solo in un negozio di cosmetici ha messo tantissimo in crisi le signorine, chi scappava da una parte, chi scappava dall'altra, alla fine però il dovere è dovere, quindi una signorina è dovuta andare ad occuparsi di Stefan e in mezzo a mille imbarazzi, tra mille imbarazzi, bene o male, è riuscita a consigliarlo, più o meno si sono capiti, e poi alla fine le cose che gli ha venduto sono proprio cose veramente ottime, cioè ha fatto veramente un buon lavoro. Ma la prima cosa che quando Stefano ha spiegato che a lui serviva un moisturizer, cioè una crema per il viso, un idratante per il viso, la signorina per prima cosa l'ha portato al counter, allo scaffale di Veleda, e per seconda cosa allo scaffale di Dr. Hauschka, perché Dr. Hauschka e Veleda sono super 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 famosi in Giappone, vendono anzi sicuramente molto più in Giappone che non in Europa, dove sono marchi di nicchia, mentre invece in Giappone sono proprio come si dice big in Japan, non so se sapete perché si dice big in Japan. Ecco, big in Japan magari non è molto flattering per Veleda e per Dr. Hauschka, però rende bene il concetto. Andatevi a vedere che cosa significa, qual è il significato di Big in Japan.
E, oltre che essere una vecchia, vecchissimissimissima canzone degli Alphaville, a proposito, gli Alphaville erano un gruppo pop, per quanto riguarda i miei gusti, abbastanza becero, ma comunque tedesco. Tante persone hanno amato gli Alphaville alla follia, alla mia epoca, però non hanno mai saputo che erano tedeschi. E quindi, andando avanti, la crema che Stefano ha comprato in seconda ripresa è stata questa. Gli hanno dato questa crema, questo moisturizer di una marca che si chiama Amritara, che adesso starnuti. Ma perché? Aiuto! Voi dovete immaginarvi che in questo momento dentro questo posto ci sono qualcosa come 42 gradi, fa caldissimo. Io fingo nonchalance, ma poco fa quando mi sono alzata per andare a prendere la crema, ho pensato, ammazza, cioè mi trovo in questo momento in un bagno bagnatissimo di sudore, cioè io sto grondando, però finché sono seduta è tutta collected, è tutta ferma, non me ne rendo conto, ma nel momento in cui mi sono alzata, qui dietro c'è il collo completamente bagnato, c'è i capelli dietro completamente bagnati. Dunque dicevo, e questo mi fa starnutire, tossire, mi succedono tante cose. Dunque dicevo, questa si chiama Skincare Cream, giustamente, e poi si chiama anche Asta Radiance Cream. Di questa crema trovate un po' di articoli online. Alla fine sono riuscita ad imparare il carattere che significa olio, sono riuscita a imparare i caratteri che tutti insieme significano alcol, sono riuscita a imparare un altro paio di caratteri che in questo momento però non mi ricordo che caratteri sono. Sono riuscita a imparare come si dice rosa in giapponese e si dice bara. Insomma, cioè è stato un viaggio interessante anche per me, è stato un viaggio da seduta molto interessante, la ricerca veramente grossa e veramente difficile che ho fatto per capirmi tutti gli ingredienti di questi prodotti. E insomma, questa crema l'ho provata già anche io sulla faccia, è fatta in questa maniera, si gira sotto sopra, o come si direbbe in Puglia, si gira a capasotto. E niente, si preme qui sopra, esce la crema, è una crema rosa giallì, rosa aranciata, però per me non va bene perché questa è una crema completamente non oleosa, questa è una crema che veramente lascia un finish molto molto matte sulla pelle, si asciuga molto molto in fretta e per me proprio non va bene. È molto buona per la pelle, o per una pelle o molto oleosa o comunque, cioè una pelle in un clima tropicale. A proposito, ragionando anche con Stefan, abbiamo avuto l'impressione che Stefan sia stato preso dalle commesse per una persona comunque con la pelle mista oleosa, anche se lui non ha la pelle mista oleosa, però forse in Giappone è così che sembra una pelle come quella di Stefan, chi lo sa. Andando avanti, il primo moisturizer invece che aveva comprato, che gli avevano venduto e che poi però è rimasto chiuso, sigillato nella bustina del duty free, era questo. Ora qui si apre un mondo.